portami via. Oh, bella, ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 se muoio. Quindi buonasera, buonasera a tutti. Mi presento, sono Francesco Grignetti, sono giornalista della Stampa e sono stato invitato a moderare questo dibattito molto volentieri. Presento il ministro Luciana Lamorgese, che voi tutti conoscete. In fondo la dottoressa Alessandra Dolci, magistrato, coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Milano, senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Senato del PD, nonché segue i lavori in antimafia, in Commissione Giustizia. Comincerei con una domanda al Ministro. Il tema del dibattito è proprio le mafie e il Covid, cioè una piaga antica e un'emergenza moderna che si sono incrociate, no? e che generano grandi preoccupazioni. Ne abbiamo scritto tanto, ne abbiamo parlato tanto, lei ne ha parlato già tanto. Siamo alla ripresa delle attività, dalla scuola, insomma, alla fine delle vacanze. Ci faccio in due parole un po' il punto della situazione. Le preoccupazioni sono fondate? Ci sono già dei segnali? Allora, innanzitutto grazie per questo invito. Diciamo che gli altri redattori con il procuratore antimafia Dolci noi abbiamo lavorato insieme, quindi mi fa molto piacere che oggi siamo qui e così con il senatore Mirabelli, che ha avuto la gentilezza e la cortesia di invitarmi. Allora, io rispondo con piacere alla domanda di Grignetti, che perché mi dà anche l'opportunità per fare un po' un punto di situazione su un argomento che io ho affrontato, ecco, come diceva lo stesso Grignetti, varie volte e non da ora, dal momento del lockdown. E oggi devo dire che quelle preoccupazioni che io più volte ho manifestato, che ho letto sul giornale, anche manifestato dalla dottoressa Dolci, devo dire che avevano un poco sicuramente una sostanza, perché noi abbiamo davanti due scenari. Il primo scenario, che è quello del welfare di prossimità, vale a dire che la mafia si fa è attenta ad andare incontro a quelle che sono le esigenze di persone che non hanno disponibilità, facendosi diciamo dandosi una veste di affidabilità. E vi dico anche che a Palermo, nella zona Zen, sono stati identificate delle persone che stavano distribuendo generi alimentari a famiglie in difficoltà. Sono state identificate, non sono diciamo, è più che altro una forma di controllo del territorio, ma non è riconducibile ad attività, a organizzazioni criminali organizzate, è più una forma di controllo del territorio. Quindi abbiamo questo primo scenario. Il secondo scenario di cui vorrei parlare è quello che molte aziende, anche medio-grandi, tendono anche a sfruttare un momento delicato come questo, nel senso che
possono far ricorso anche a quelli che sono fondi che vengono distribuiti dalla mafia, ma tante volte per far fuori anche aziende antagoniste che stanno sul mercato, creando così certamente un un incidenti gravi di percorso, perché alla fine si va a incidere su quello che è la, piove tanto, su quello che è l'economia legale di mercato, perché non so se mi sono spiegata, cioè che vanno a cercano di far fuori aziende che sono in difficoltà ricorrendo anche a finanziamenti mafiosi, così andando a incidere su quelli che sono i percorsi di legalità e andando a incidere sul, sul territorio, quindi anche... È difficile anche parlare con questa pioggia. Sì, volevo a questo proposito, proprio su, sul tema di come ci sia una permeabilità dell'economia, della, anche di aziende evidentemente, come lei dice, medio-grandi, volevo chiedere alla dottoressa Dolci un intervento, nel senso le indagini che la Procura di Milano, la distrettuale, ha fatto effettivamente mi pare hanno fatto venire alla luce più e più volte una disponibilità di imprenditori, una zona grigia, delle collusioni, forse addirittura, ecco, se ci può dire il suo punto di vista, per chi cerca una concorrenza sleale, cioè cerca magari finanziamenti fuori dal circuito legale o peggio. Buonasera. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io per l'invito, devo dire che questo non è il segno della benevolenza divina, appena abbiamo iniziato a parlare si è scatenato l'uragano. Il tema centrale di questo incontro è l'incidenza della problematica Covid sulla economia e quindi infiltrazione della criminalità organizzata. Vede, prima questione. Lei mi parlava del rapporto tra mafia e imprese. Io posso dare uno spaccato di quella che è la Lombardia. Noi parliamo ormai da, credo, 10 anni di colonizzazione della Lombardia ad opera soprattutto dell''ndrangheta e non di infiltrazione. Perché? L'infiltrazione dà l'idea di qualcosa di malvagio, cattivo, che si inserisce in un tessuto sano. Bene, noi abbiamo avuto modo di constatare che il tessuto sano lombardo purtroppo non esisteva. Parlo del mondo imprenditoriale, delle professioni e in parte anche del mondo politico. Devo dire che 8 volte su 10 è l'imprenditore lombardo che va a chiedere i servizi dell''ndrangheta. Questa è la realtà che noi tocchiamo con mano. Vedete, appena iniziata la pandemia, c'è stato il lockdown, noi avevamo già in essere una serie di attività investigative che sono tuttora in corso e devo dire che quelli che sono i miei indagati soliti appartenenti alle famiglie calabresi si sono messi immediatamente presenti, come dico io. Spesso nei miei interventi io faccio una citazione evangelica che è la seguente: i figli delle tenebre nelle cose di questo mondo sono più abili dei figli della luce, però concludo, non prevarranno. Perché dico che sono particolarmente abili? Perché immediatamente hanno colto l'occasione di trarre vantaggi da quella che è la normativa in tema di epidemia e quindi dai vari decreti che si sono succeduti, assolutamente indispensabili, necessari per rimettere in moto l'economia. Abbiamo contezza di una serie di soggetti che attraverso prestanome si sono infiltrati in società medio-piccole
per acquisire i contributi. Attenzione, non pensiamo a finanziamenti stratosferici, si accontentano di somme modeste, i 25.000 euro. Perché? Perché mediamente, a fronte di queste richieste di finanziamento, noi non siamo in grado di effettuare i controlli. Questa normativa che si è succeduta nei mesi di marzo, aprile, maggio, quindi Cura Italia, liquidità, decreto rilancio, è un necessario bilanciamento, dico sempre io, tra l'esigenza di immediatezza, un'iniezione di liquidità nel nostro mondo economico e ovviamente l'esigenza comunque primaria di un controllo di legalità. Qual è stato il compromesso? Dell'autocertificazione. Quindi tutti i richiedenti finanziamenti, quelli a fondo perduto piuttosto che i finanziamenti alle banche, al sistema bancario con la garanzia pubblica, fanno un'autocertificazione anche in tema antimafia per importi superiori ai 150.000 euro. I controlli devono essere necessariamente fatti a posteriori, però dico da subito, non c'era soluzione diversa. E io plaudo, devo dire, ai decreti ministeriali, non si poteva fare diversamente purtroppo. E parlo a mio sfavore perché, essendo rappresentante della Direzione Distrettuale di Mafia di Milano, ovviamente teoricamente il mio interesse poteva essere quello di controlli preventivi antimafia. Purtroppo non è possibile in questa situazione. Ecco, ecco Ministro, a questo proposito, noi sappiamo che il problema di come organizzare questi controlli, cercando soluzioni, banche dati, integrazioni, è stato molto presente nella sua attività in questi mesi. Allora, io proprio con riferimento a quello che ha detto il procuratore Dolce, devo dire che le norme le abbiamo scritte da noi al Ministero dell'Interno, perché io immediatamente ho avvertito l'esigenza che sì, finanziamenti rapidi, immediati, perché non c'era da fare altrimenti, ma ho voluto che comunque rimanesse fermo tutto un principio di garanzie antimafia. E quindi parliamo ovviamente di quelli che sono i limiti sopra 150.000, sotto 150.000, ma anche per quelli prestiti sotto 150.000 noi abbiamo fatto un protocollo d'intesa con le agenzie delle entrate, per cui si faranno anche dei controlli a campione. A secondo quello che l'esposizione del rischio, ci sono ovviamente dei criteri, però questa è una cosa positiva per dire che lo Stato non arretra mai davanti a problemi di mafia. Così come abbiamo cercato, e questa è altra cosa importante, abbiamo cercato, a parte la celerità, perché quello era urgente e necessaria, ma dare anche la garanzia dello Stato, e questa è stata un'altra questione molto importante, perché il cittadino, coloro che si trovavano in una difficoltà temporanea, potessero avere accesso al credito. Poi le banche, dopo un primo momento, perché ci sono state tante richieste, quindi io ho parlato anche col presidente dell'ABI, che era ovviamente aveva un po' quel sentore di tutto quello che stava accadendo sul territorio, si parlava di ritardi nelle erogazioni, però poi alla fine si sa, è stato un momento difficile per tutti. Io vorrei dire che bisogna sempre parlare pensando che ci siamo trovati tutti in una situazione nuova, una situazione improvvisa che andava affrontata anche con sistemi straordinari, ed essere riusciti comunque a tenere in piedi tutto un sistema, non
nonostante tutte le difficoltà, io ritengo che abbiamo dato prova comunque di una squadra Stato che esiste e che ha fatto fronte a tutte le incombenze. E se poi parliamo del Ministero dell'Interno, noi siamo stati davvero impegnatissimi sul fronte controlli con le forze di polizia, abbiamo sanzionato, e le forze di polizia, come al solito, e parlo della Polizia di Stato e dei Carabinieri, cioè delle Guardie di Finanza, tutte le forze impiegate, e anche la Polizia Locale, che ha fatto anche essa i controlli secondo quello che è un piano coordinato, l'hanno saputo fare in un momento di difficoltà con grande professionalità, ma anche con grande umanità. E questo non era una cosa semplice e scontata, perché ci siamo, ripeto, trovati in grande difficoltà, soprattutto affrontare i cittadini che ovviamente ancora tanti non avevano compreso bene che era il momento di blocco, cioè che non bisognava uscire, del distanziamento, perché è purtroppo una pandemia che ci ha preso tutti all'improvviso, e probabilmente all'inizio anche da tanti di noi è stata, non voglio dire sottovalutata, ma non è stata data il rilievo che poi oggi, se capitasse oggi, siamo tutti più preparati, più pronti ad affrontare una situazione di questo genere, e avremo anche un maggior senso di responsabilità, perché secondo me quella è la questione. Ognuno deve essere responsabile delle proprie azioni, non si può pensare che dietro ognuno di noi ci sia un poliziotto, un carabiniere, un finanziere. Non è possibile. Il senso di responsabilità dobbiamo averlo noi per primo. Noi siamo gli autocontrollori di noi stessi, poi tutto il resto viene a seguire. Senatore Mirabelli, a proposito dell'avvicendarsi dei decreti, delle misure, dell'affanno con cui obiettivamente, ma era scontato, era naturale che ciò avvenisse, con cui lo Stato ha affrontato i mille problemi che si sono presentati, uno dei temi che ha fatto molto discutere è stato quello delle scarcerazioni. Lei, ho visto che se ne è molto occupato, cioè nel momento in cui si è temuto che la pandemia esplodesse nelle carceri, si è cercato di alleggerire il numero delle presenze, e in questo alleggerimento sono usciti fuori dalle carceri e sono andati a casa molti mafiosi. A che punto siamo? Perché questo è un tema molto delicato e anche molto preoccupante, perché effettivamente c'era molto timore sul territorio di quello che poteva accadere. Sì, ne abbiamo parlato anche ieri con Mauro Palma, adesso rispondo. Volevo però prima fare due osservazioni. Primo, ringraziare il ministro Lamorgese, non tanto per essere qui, ma per l'equilibrio, la competenza e l'umanità con cui sta gestendo una fase difficilissima della vita di questo paese, sta fronteggiando anche polemiche assolutamente inaccettabili che continuano a venire da chi invece dovrebbe farsi carico, insieme alla maggioranza, insieme al governo, dei problemi concreti. La seconda questione, rispetto ai decreti, poi vengo ai decreti giustizia. Io penso che rispetto al tema di oggi i decreti sono stati importanti, perché, come ha detto bene il Ministro e come ha detto bene Alessandra Dolci, noi abbiamo due rischi. Il primo è che la mafia si sostituisca al welfare se lo Stato non è in grado di dare risposte a chi in questi mesi ha perso il reddito o è in difficoltà, e abbiamo provato a farlo e l'abbiamo fatto. Cassa integrazione, i 600 euro, una serie di altre cose. L'abbiamo fatto, non è risolutivo, però quel fronte è stato affrontato. L'altro fronte è quello delle imprese. Alessandra Dolci ha detto una cosa che ci diciamo spesso, che c'è nell'ultima relazione della scorsa commissione antimafia:
le mafie, e che qui in Emilia è una cosa nota, le mafie si sono insediate al nord e si sono insediate al nord con una finalità: aggredire l'economia legale, mettendo in campo le risorse economiche che hanno per aggredire l'economia legale. È evidente che in tempo di Covid e in tempo di crisi è ancora più un pericolo il fatto che la criminalità organizzata metta risorse a disposizione delle imprese e delle aziende, e quindi bisogna prevenire e fare un lavoro su questo. Una parte del lavoro è stato fatto. Voglio solo dire, noi abbiamo votato l'altro giorno al Senato il decreto semplificazioni, che ha accettato una logica diversa da quella che ci veniva proposta. Ci hanno detto bisogna fare in fretta gli appalti, per fare in fretta gli appalti bisogna sospendere il codice antimafia, bisogna sospendere il codice degli appalti, cioè in nome dell'economia bisogna abbattere le regole e le tutele di legalità. Abbiamo fatto il contrario, abbiamo provato a coniugare l'esigenza di fare in fretta, ma mettendo in campo misure di tutela rispetto all'antimafia adeguate al tempo in cui siamo. Il Covid ha prodotto un giusto allarme all'interno delle carceri. La preoccupazione che abbiamo avuto tutti era: facciamo in modo che il Covid non entri in carceri sovraffollate e facciamo in modo che le persone più a rischio di salute che stanno in carcere non vengano a contatto col Covid. Quindi abbiamo fatto un decreto che lei richiamava e che sostanzialmente diceva: chi ha ancora 18 mesi da scontare, se non ci sono ragioni particolari, può essere messo, non scarcerato, agli arresti domiciliari. Sulla base di quel decreto, che negava gli arresti domiciliari a, chiamiamoli, ai boss, comunque ai condannati per reati di 4 bis e tanto meno al 41 bis, sulla base di quello il DAP, la direzione dei penitenziari, ha fatto una circolare che io difendo, una circolare che dice una cosa semplice, che dice ai direttori: segnalate le persone che sono in condizioni di salute tali da poter subire gravi conseguenze per se vengono a contatto col Covid. E dopodiché i magistrati di sorveglianza hanno fatto il loro lavoro. Cosa non ha funzionato? Non ha funzionato il fatto che la direzione penitenziaria non è stata in grado, per le persone, quelli che sono chiamati boss, eccetera, eccetera, a garantire la sicurezza, garantendo però allo stesso tempo il fatto che rimanessero in carcere. Totorina, Provenzano sono stati malati per molto tempo, sono stati curati dentro le strutture dei carceri. Questo non è stato fatto, e quindi la magistratura di sorveglianza ha applicato un principio di sicurezza di salute, e molti, anche persone condannate per reati di mafia, solo tre che erano al 41 bis, quindi solo tre boss autentici, sono stati mandati, non scarcerati, ma messi agli arresti domiciliari. Abbiamo fatto un decreto per riparare a questa cosa, che mettesse nelle condizioni i magistrati di sorveglianza di riconsiderare quegli arresti, quella messa agli arresti domiciliari. Quel decreto ha funzionato, così come ha funzionato la nuova amministrazione del DAP, perché la notizia dell'altro giorno, presentata come una notizia negativa, se si pensa che in commissione antimafia erano diventati 700 i cosiddetti boss messi agli arresti domiciliari, il fatto che grazie a quel decreto siano rientrati nelle strutture carcerarie molti, per cui ce ne sono solo 110 che i magistrati di sorveglianza hanno ritenuto, a tutela della loro salute, di lasciare agli arresti domiciliari, è sicuramente una cosa che ci dice che quel decreto ha funzionato e che bisognerebbe smettere di
fare una polemica pretestuosa che indebolisce lo Stato e dà l'idea che lo Stato abbia favorito i boss. Non è così, non si sta facendo nulla di tutto questo. Abbiamo cercato di riparare a una situazione che oggettivamente è ispirata da un principio giusto, cioè garantire la salute di tutti i detenuti, ha portato a delle situazioni che oggettivamente andavano corrette, e questo abbiamo fatto. Ministro, lei ha accennato a questo fenomeno di cui non si sapeva sostanzialmente a livello di opinione pubblica nazionale, che esiste un welfare mafioso, o comunque c'erano tentativi di welfare mafioso, in cui non in maniera organizzata ma in maniera così, diciamo, sul territorio, diverse famiglie, ma questo è successo a Palermo, è successo in varie località della Sicilia, è successo a Napoli, forse anche in Puglia, si sono sostituite alla rete delle associazioni, alla rete delle parrocchie, e hanno pensato di portare loro gli aiuti. Ora, questo, diciamo, da un certo punto di vista è strabiliante, perché lascia immaginare un tentativo di trovare consenso nella società, di infiltrarsi proprio nei cuori, conquistare i cuori della popolazione, naturalmente parliamo in realtà molto degradate. Ma secondo lei miravano al voto di scambio? Cioè miravano a incassare magari fra uno o due anni una contropartita? Allora, riportiamo un po' con le lancette indietro. Tutto ciò è successo proprio all'inizio del lockdown, quando abbiamo percepito una difficoltà economica non soltanto delle piccole e medie imprese, ma anche dei cittadini. Quando noi abbiamo rilevato questi fenomeni sul territorio, sono stati rilevati all'inizio. Una volta identificate le persone, abbiamo visto che non erano, l'ho specificato prima, organizzazioni criminali, ma era quello che noi parliamo, il welfare di prossimità, evidentemente anche per cercare di avere poi una base negli anni a venire. Però devo anche dire che questi fenomeni, come sono stati segnalati, immediatamente dopo, quando poi sono intervenute tutte le misure che il governo ha posto in essere, non sono state più rilevate dalle forze di polizia. Per quello ho detto portiamo le lancette indietro, cioè c'è stata una fase iniziale quando il governo stava iniziando ad adottare tutti i provvedimenti, e ecco, questa è la facilità poi delle organizzazioni, evidentemente erano famiglie che controllavano quel territorio, di adattarsi immediatamente a quelle che sono le situazioni contingenti. Però lo Stato ha dato anche una risposta immediata, con tutte le possibilità di dare non soltanto la sospensione delle rate di mutuo, la sospensione di tutti i versamenti, e la possibilità di dare 25.000 euro a ogni persona, quindi ricorrendo alle banche, facilmente e semplicemente avendo queste risorse immediatamente disponibili. Quindi devo dire che lo Stato nella risposta è stato immediato e con risultati, tant'è che queste segnalazioni non ci sono più arrivate. Ma io l'ho voluto dire per segnalare anche la facilità di adattamento che hanno le organizzazioni che controllano il territorio, siano organizzate o meno, di adattarsi, di modificare immediatamente il proprio comportamento alle esigenze contingenti. Ed è proprio alla luce di questo mi rendo conto che l'attenzione deve essere massima da parte delle forze di polizia, della magistratura, come
come d'altra parte sempre è. Vorrei ricordare che proprio con il procuratore Dolci, la dottoressa Alessandra Dolci, noi abbiamo fatto una cosa a Milano che in Italia poi non è più accaduta. Noi abbiamo chiuso una farmacia per mafia ai sensi dell'articolo 89 bis del codice antimafia, cosa che è stata la prima e il primo e unico caso di questo genere sul territorio, e giustamente a Milano, dove l'economia è abbastanza legale, diciamo, ha avuto interessamenti concreti e sensibili, come diceva prima il procuratore, e quindi noi abbiamo lavorato bene su quel territorio e siamo riusciti a fare una cosa che davvero è rimasta unica in Italia. Ecco, a questo proposito, dottoressa Dolci, le mafie effettivamente hanno dimostrato di essere fulmine, cioè immediatamente pronte a proporsi. Ma secondo le vostre indagini, secondo la vostra sensibilità, si stanno allargando anche a filiere nuove? Nel senso, alcune filiere sono notoriamente di interesse per le mafie, pensiamo i rifiuti, pensiamo il movimento terra, l'edilizia, l'ortofrutta da Roma in giù, ma c'è anche qualcos'altro? Ma guardi, si interessano di tutto quello, di tutto ciò che può rappresentare per loro un profitto e soprattutto di tutto ciò che può portare consenso, perché l'obiettivo primario loro è di essere ben accetti, quindi mostrare soprattutto al nord la faccia di una mafia buona che risolve problemi, dà lavoro, fa girare il contante. E questo è un aspetto molto appetibile per molti imprenditori tra virgolette nostrani. La capacità di adattamento è fulminea, ve ne faccio un esempio. Periodo di lockdown, intercettazioni in corso, vengo a sapere dall'attività di intercettazione che esiste una determina della regione Lombardia che per le aziende che si occupano di bonifiche, smaltimento, rifiuti, per un periodo limitato di tempo è prevista la possibilità di un aumento della capacità di stoccaggio dei rifiuti del 20% con una semplice comunicazione all'ente territoriale e alla prefettura. È una vicenda di cui ho parlato anche alla Commissione parlamentare sui rifiuti. Ecco, solo per farvi capire che io, che sono tra virgolette un addetto ai lavori, vengo a sapere da loro che esiste una determina che consente la possibilità di stoccare un quantitativo decisamente maggiore di rifiuti. Ancora, sempre dalle mie intercettazioni, scopro che, dovrei saperlo leggendo i DPCM, sono previsti sgravi fiscali per chi delibera un aumento di capitale della propria azienda entro il 31 dicembre 2020. Con mia grande sorpresa verifico che alcuni miei indagati rilevano una società, pensate, una società unipersonale, quindi socio unico, capitale sociale 500 euro, davanti a un notaio evidentemente compiacente, viene deliberato un aumento di capitale a 1 milione di euro. Cioè, qualunque persona dotata di normali capacità cognitive si sarebbe insospettita. Questo notaio stranamente no. Da conto dell'aumento di capitale, che è il capitale versato, il capitale da cosa, l'aumento di capitale da cosa è rappresentato? Dal titolo obbligazionario di una società statunitense quotata al mercato OTC, di cui ignoravo l'esistenza, che è un mercato parallelo rispetto a quello ufficiale, un titolo tra virgolette farlocco, che però consente a questa società di avere uno sgravo fiscale, un credito d'imposta che poi potrà vendere. Ora, voi capite di come i miei indagati abituali siano particolarmente abili, ma soprattutto si avvalgono di abili professionisti, cioè del commercialista,
che ha suggerito loro questa operazione, di un notaio compiacente che la fa passare senza segnalare alcunché. Vi dicevo prima, i controlli, ahimè purtroppo, ma non possiamo far diversamente, saranno fatti a posteriori. E quindi mi chiederete, e che possiamo fare? Quando ormai il guaio è fatto, quando i soldi li hanno incassati, riusciremo a recuperarli? La vedo difficile. Quindi come fare in questa emergenza? Beh, io dico, dobbiamo rimetterci a quella che è il senso di responsabilità individuale di ciascuno di noi. Vi ho fatto l'esempio del notaio per farvi capire questo. Gli stessi soggetti si erano presentati avanti a un notaio di Milano che aveva rifiutato di fare questa operazione e ha fatto la segnalazione di operazioni sospetta, quella che noi chiamiamo SOS. Il secondo invece ha fatto passare tranquillamente, senza batter ciglio, questa operazione che all'evidenza è un imbroglio. Allora, ciascuno di noi faccia il proprio compito. Quindi ben venga il notaio, il commercialista che segnala le anomalie, perché tutti questi professionisti sono sottoposti agli obblighi antiriciclaggio. Ancora, il sistema bancario in questo momento ha un ruolo fondamentale nei finanziamenti, perché è la banca che eroga il finanziamento, che pure è garantito dalla parte pubblica. Però la banca deve fare fino in fondo il proprio compito, quindi alla prima anomalia la segnalazione. Dopodiché ci pensiamo noi. Però il sistema funziona con la collaborazione di tutti, perché altrimenti possiamo soltanto allargare le braccia e dire e vabbè, ormai è andata così e chi si è visto si è visto. Quindi il messaggio che voglio dare è che se dobbiamo far fronte a questa emergenza non dobbiamo in questo momento aspettarci un intervento da parte di quelle che sono deputate, le agenzie di contrasto, cioè gli organismi deputati al contrasto alle mafie, ma è necessario l'impegno di tutti i cittadini. Vi dicevo prima, molti imprenditori cercano i mafiosi, ed è così. Ci sono anche gli imprenditori che semplicemente hanno rapporti, tra virgolette, amicali con i mafiosi. Per esempio, vanno a cena con soggetti in odore di mafia. Questo è un comportamento, dal punto di vista del codice penale, neutro, non è reato. Io posso andare a cena con un mafioso, non commetto alcun reato. Ma sarà certamente un comportamento inopportuno, disdicevole, perché noi abbiamo l'idea che la frontiera di quella che definiamo etica pubblica sia il codice penale, per cui tutto quello che non è vietato dal codice penale va bene. E no, non è proprio così. Quindi, come c'è stato un grosso senso di responsabilità individuale nel periodo del lockdown che ha coinvolto tutti noi, ma questo è il momento di mettersi ancora più presenti per evitare che i nostri soldi finiscano nelle tasche dei mafiosi. E state sicuri che loro ci stanno provando, ve lo garantisco io. Ministro, a proposito di questa mafia che cerca di conquistare il consenso, che si presenta, come ci dice la dottoressa Dolci, come una mafia buona e brava, che sa dare lavoro e che sa far girare l'economia. Il Ministero dell'Interno ha un compito importante, oneroso, difficile, cioè far funzionare le cose quando le imprese mafiose vengono sequestrate, no? E poi magari confiscate dalla magistratura. E sappiamo che spesso le cose non vanno bene e c'è un contraccolpo nella società, nell'opinione pubblica di tante regioni del sud. L'idea che finché c'era il mafioso le cose filavano lisce, c'era lavoro per famiglie, nel momento in cui subentra lo Stato tutto diventa impossibile, difficile, non funziona più. A che punto siamo con la gestione, con l'agenzia che gestisce i beni sequestrati? Allora, fino a un certo punto effettivamente le cose sono andate così, anche perché l'agenzia dei beni confiscati non aveva le risorse per fronteggiare una situazione così complicata.
Nella finanziaria, l'ultima del dicembre 2019, allora abbiamo inserito, perché ben sapevo la difficoltà dell'agenzia, che pur avendo un organico di 200 unità, alla fine funzionava con appena 30 unità, abbiamo inserito 5 milioni, abbiamo previsto 5 milioni di euro, poco più di 5 milioni, e adesso l'agenzia ha ripopolato i propri organici e quindi può lavorare a pieno regime. Devo dire poi che con delle linee guida che sono state adottate dal direttore dell'Agenzia dei Beni Confiscati è stato fatto un ulteriore passo avanti, nel senso che la governance tra chi gestisce i beni e chi provvede invece alla destinazione è stata separata, e questo fa sì che ovviamente con una maggiore specializzazione di coloro che si dedicano o all'uno o all'altro aspetto, tutto proceda molto più velocemente. E vorrei anche dire un'ultima cosa su questo aspetto, che neanche un mesetto fa sono venuta in provincia di Parma, a Sorbolo, dove abbiamo destinato 5 beni confiscati proprio alle famiglie, a coloro che hanno in difficoltà. L'abbiamo dati al comune, l'abbiamo fatto un'assegnazione al comune per che poi fossero destinate a famiglie in difficoltà che casomai avevano perso la casa perché non erano poi riusciti a pagare i mutui, proprio in relazione a questa fase di pandemia che ha reso tutti più fragili. Quindi questo è un aspetto che mi pare particolarmente importante per dire come l'agenzia riesca a stare al passo coi tempi, e lo farà ancora di più avendo ora il personale quasi al completo e quindi essendo in grado di gestire le varie opzioni. C'è anche da dire che molto spetta ai sindaci, perché nel momento in cui vengono fatte le destinazioni ai sindaci poi devono essere anche utilizzate e devono essere ovviamente utilizzate per le esigenze del territorio, perché anche quello è un segnale, dare il segno che là dove c'era prima un'abitazione, un centro di riferimento della criminalità organizzata, lo Stato provvede facendo un asilo, un centro antiviolenza, insomma una qualunque attività che dia il segnale del ritorno della legalità in quel luogo, e che quel luogo è di tutti i cittadini, di tutti voi, di tutti noi, e quindi non più appartenente soltanto a una parte che della criminalità organizzata. Senatore, ma diciamo da uomo politico, non la spaventa questa Italia sempre più sfilacciata, dove prevale l'odio, dove si fugge dalle regole, dove per fare le scarpe al concorrente ci si affida al mafioso facendo il patto col diavolo? Come si fa a rimettere in carreggiata una società che invece sembra correre sempre più verso l'asser fair, verso proprio l'egoismo individuale? Sì, non è una domanda semplice a cui rispondere, però io non penso che l'Italia sia così, sia solo questa cosa. C'è uno Stato che combatte la mafia, ci sono forze dell'ordine, investigatori che insegnano al resto del mondo come si combatte la mafia. Io penso che Alessandra Dolci, il ministro, hanno detto una parola importante, che è la parola responsabilità. E questa responsabilità io penso debba essere, non lo è, ma debba essere di tutto il quadro politico. Cioè a me piacerebbe che almeno la politica si unisse su due cose. Primo,
spiegando che la lotta alla mafia e alla criminalità è una priorità per questo paese, e quindi non si può dire mettiamo da parte il codice antimafia perché adesso abbiamo altri problemi. Secondo, che c'è un principio di legalità che dobbiamo difendere tutti, ma su questo è evidente che c'è una dialettica, c'è uno scontro, è evidente che da una parte, guardi, quando si ragiona su ricette economiche che partano da condoni, le tasse non si devono pagare e una serie di altre cose, diventa poi difficile ricostruire un'idea di legalità, anche di responsabilità, di senso dello Stato. Rispetto alle cose che diceva Alessandra Dolci, sul coinvolgimento delle imprese, dei professionisti, spesso in vicende che riguardano la criminalità organizzata, io credo che qui ci sia un punto. Noi ci dobbiamo mettere in testa che la criminalità organizzata non la battono solo le forze, non si batte solo con il grande lavoro che fa Alessandra Dolci o Cafiero De Rao e le forze di polizia, e non basta neanche una politica capace di fare norme efficaci per contrastare la mafia. Ci vuole uno sforzo collettivo e un'assunzione collettiva di responsabilità. Le cose che mi pare su cui ha dato indicazioni in questi mesi il ministro, cioè costruire in ogni prefettura tavoli in cui si coinvolgono nella lotta alle mafie le associazioni imprenditoriali, le associazioni dei commercianti, le associazioni dei professionisti, tutti quei soggetti che noi abbiamo bisogno di investire e di responsabilizzare su un punto, perché non solo per avere un quadro e avere anche da loro i riferimenti e l'allarm, l'alert sulle cose che non vanno, la concorrenza, questioni che registrano rispetto alla concorrenza, segnalare che c'è un'azienda che fa cose che economicamente non tengono, ma perché io penso che se esistono ancora, e dobbiamo forse rilanciare organi intermedi come appunto le associazioni dei commercianti, degli imprenditori, cioè, devono svolgere una funzione su questo, devono svolgere una funzione, devono dire e parlare a fondo dentro di loro di quali sono i rischi, quali sono i problemi, di quale responsabilità si assume quell'imprenditore che accetta di avere un rapporto con la mafia perché beneficia con la mafia. Chiudo con una battuta che a Venezia ci hanno fatto, sì, quando sa che ci sono state una serie di arresti, sia il procuratore di Venezia sia il prefetto in tempi diversi. C'è un problema di ricostruzione anche di valori, perché il fenomeno che dice Alessandra della disponibilità degli imprenditori è dato dal fatto che in nome del soldo prima viene il soldo, e se prima viene il soldo vuol dire che sei disposto anche a fare compromessi con la criminalità organizzata, e la criminalità organizzata sfrutta anche questo. Certo, sfrutterà il Covid, ma sfrutta soprattutto questo, il fatto di pensare che prima c'è il soldo, che il soldo viene prima di tutto, e qui la criminalità organizzata trova, in una fase totalmente nuova in cui non vanno in giro con la coppola, con la lupara eccetera eccetera, trova un terreno di cultura che gli consente di diventare sempre più potente. Una criminalità organizzata che rischia di inquinare l'economia legale con miliardi e miliardi di denari è una criminalità organizzata che mette in discussione la nostra democrazia, e di questo dobbiamo essere consapevoli tutti. Ministro,
Vorrei uscire un attimo dall'argomento della giornata e parlare qualcosa di legata anche all'attualità. Non si fa altro che parlare di immigrazione. È il tema su cui l'opposizione batte come a martello. Avete avuto problemi con i tunisini, tutti questi barchini autonomi che arrivano soprattutto a Lampedusa, Lampedusa che è andata al collasso. Sappiamo che le cose, insomma, si stanno leggermente aggiustando, sono arrivate le navi che avete noleggiato, si sta un po' abbassando, no, il sovraffollamento. Come va con la Tunisia? Lei è stata più di una volta. No, la ringrazio innanzitutto per questa domanda, perché mi dà l'occasione per chiarire un po' di situazioni per cui abbiamo avuto, non sono mancati, ecco, diciamo così, non sono mancati attacchi in questo momento, in questi ultimi tempi. Premesso che l'immigrazione è un argomento sensibile e su questo non ne abbiamo dubbi, però c'è anche da dire che l'immigrazione, proprio perché è un argomento complesso, ha bisogno di equilibrio e soprattutto ha bisogno che venga gestito. Gestito come? L'immigrazione purtroppo è un problema che è sempre esistito. Parliamo dei barchini autonomi che una volta che partono non possono essere fermati, che arrivano sulle nostre coste. Ne abbiamo avuti tanti, soprattutto dalla Tunisia, perché mentre all'inizio dell'anno i numeri erano abbastanza contenuti, il mese di luglio ha portato un picco in alto, perché sono arrivati poco meno di 7.000 in un mese, che è un numero importante. Un numero importante perché? Perché non dimentichiamo che stiamo in epoca pandemia, quindi c'è tutto il problema della quarantena, c'è il problema del distanziamento. E tenete conto che ogni volta casomai che qualcuno viene a seguito dell'esame si manifesta positivo al test, poi riprende la quarantena per altri 14 giorni. Noi ovviamente abbiamo fatto tutte le attività necessarie, abbiamo fatto i tamponi, prima in un primo momento il sierologico, poi abbiamo fatto i tamponi proprio per dare sicurezza ai cittadini, alle comunità, sono state prese le navi per consentire appunto il distanziamento necessario, perché pensate che navi grandi ne contengono la metà della capienza, proprio per consentire che non ci sia una convivenza forzata che poi porta ovviamente il rallentamento anche dei tempi o anche la diffusione della malattia. Ci hanno detto potevate prenderle prima le navi. Allora io ho chiesto quando prima, ci hanno detto potevate prenderle, siete arrivati in ritardo. Io ho precisato che ad aprile, nel mese di aprile, noi abbiamo avuto 600 sbarchi. Quindi essendo poi un atto di protezione civile ci deve essere anche l'urgenza per poter provvedere, e con 600 sbarchi in tutto il mese o 1000 del mese successivo faceva sì che non ci fosse quell'emergenza tale da dover ricorrere alla protezione civile. L'abbiamo fatto immediatamente appena la situazione si è evidenziata. E l'abbiamo fatto con procedure d'urgenza, perché abbiamo dato 3 giorni di tempo, e tenete conto che l'abbiamo fatto in un periodo estivo, tant'è che una volta una gara è andata deserta, perché quelli che i traghetti che oggi voi vedete molte volte erano destinati al trasporto nelle isole in Sicilia, e quindi abbiamo avuto anche una gara che è andata deserta e poi ne abbiamo rifatta un'altra. Adesso diciamo che la situazione
è abbastanza tranquilla, nel senso che abbiamo le cinque navi. Ora quello che ci fa un po' disperare è il maltempo, che fa sì che l'ultima nave non riesce ad attraccare per liberare completamente Lampedusa. Ma quello che io sempre dico non è il problema degli arrivi, che certamente comporta tutta un'organizzazione e quindi è un impegno notevole anche delle commissioni territoriali, laddove ci siano richieste di asilo, per vedere se hanno titolo o meno e poi procedere ai rimpatri, anche se noi con la Tunisia, e vengo alla Tunisia, abbiamo un accordo di restituire 80 a settimana, accordo che si era bloccato durante il lockdown, ma che immediatamente dopo la mia visita, la prima visita che ho svolto il 27 di luglio, devo dire visita richiesta all'inizio di luglio, quando abbiamo cominciato a vedere, quindi ritardi, cioè dico queste date per far comprendere che ritardi non ce ne sono stati. Ritardi, se casomai, sono stati da parte della Tunisia a darci l'appuntamento, ma perché loro sapevano che il governo stava per cadere, che era in crisi, tant'è che poi è caduto ed è stato dato l'incarico al ministro dell'interno dell'epoca, che ora è riuscito finalmente a fare il governo, e parliamo di una settimana fa, 10 giorni fa. Quindi i tempi sono stati immediati e seguiti con attenzione da parte dell'interno. La prima volta che sono andata abbiamo parlato di questi numeri che noi ci sembravano sempre più alti di arrivi, e devo dire che il Presidente della Repubblica, un giorno di festa per loro che corrispondeva al nostro Natale, è andato al porto di Sfax, da cui partivano i maggiori barchini, e da là si sono bloccate. Però, come dicevamo prima, perché anche qua si tratta di criminalità organizzate che sfruttano la tratta degli esseri umani, si sono facilmente spostati su altri punti della costa, e la costa è ampia, e quindi anche lì siamo dovuti intervenire e abbiamo avuto tutta la disponibilità sia del Ministro dell'Interno, ora Capo del Governo, e del Presidente della Repubblica, che ha compreso le nostre esigenze. Siamo ritornati una seconda volta, direi quasi a Ferragosto, perché il 17 di agosto con il ministro Di Maio, e siamo riusciti a portare con noi anche i due commissari, il commissario Varel, il commissario Johansson, e devo dire che non l'avevano mai visti i due commissari europei in Tunisia, e anche lì si è parlato di quello di dare un aiuto a questi paesi, perché è ovvio che lì la Tunisia è in grave difficoltà anche economica, non vengono pagati gli stipendi, ed è per questo che abbiamo avuto un numero così elevato di arrivi, anche di società della media borghesia, perché hanno visto che lì non c'era futuro, hanno pensato che l'Italia ci fosse, e noi abbiamo detto anche noi siamo in grande difficoltà. Quindi abbiamo bisogno veramente che questi arrivi, anche perché per noi la Tunisia è un paese sicuro, e quindi dire che è un paese sicuro vuol dire che quando poi si va alle commissioni territoriali per l'esame della domanda d'asilo non verranno accolte. Quindi è inutile mettersi in mano alla criminalità organizzata pagando un viaggio che poi può andare anche male, e quando poi noi non possiamo garantire alcun tipo di accoglienza. Questo abbiamo fatto comprendere, e io credo anche con l'aiuto dell'Europa, perché io penso che le politiche sull'immigrazione debbano essere fatte sì dal paese, tipo l'Italia o Malta, che siamo i due paesi più, diciamo, di primo approdo, ma devono avere una cornice europea, su questo non c'è dubbio, e in quello io so che nel patto per l'asilo, che prossimamente, speriamo in questo mese, dovrebbe vedere la luce, io so che ci sta
una particolare attenzione della commissario Johansson, che, con la quale parlo forse una volta a settimana, proprio perché per far comprendere anche la nostra esigenza che il patto per l'asilo non parta dall'accordo di Malta, che non si torni indietro, perché quando si parla di accordo di Malta io sento dire da più parti non ha funzionato. Non è così, perché l'accordo di Malta ha portato un elemento nuovo importantissimo nella politica dell'immigrazione, che quando arrivano in Italia si fa la distribuzione e vengono ripartiti per tutti i paesi, che purtroppo sono ancora pochi, quello sì, però Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, sono paesi che partecipano sempre, non fanno mai mancare la loro solidarietà, e quando i migranti arrivano partono direttamente per quei paesi, che poi provvedono essi stessi a verificare se hanno titolo all'asilo e eventualmente al rimpatrio. Quindi è veramente una ripartizione necessaria, come noi abbiamo richiesto, e noi riteniamo che il patto per l'asilo non possa che partire da questo accordo di Malta, cioè con questa ripartizione noi abbiamo chiesto obbligatoria, ma voi sapete che ci sono i paesi Visegrad che poi hanno, diciamo, una idea diversa e opposta alla nostra. Ministro, a proposito di attualità, abbiamo tutti visto la manifestazione di quelli che rifiutano la mascherina. Lei, che ha mandato le forze di polizia per mesi a sanzionare chi si toglieva la mascherina, no, ha dovuto vedere una piazza dove si è fatta della disubbidienza di massa. Questo vorrei dire che il senso di responsabilità di cui parlavo prima, perché non lo dice il Ministro dell'Interno, non lo diciamo noi seduti in questa giornata, ma lo dicono i medici, lo dicono le persone che in questo campo sono certamente più esperti di noi e sanno che qualunque disattenzione, soprattutto nel periodo autunnale, può portare poi un eventuale ritorno della pandemia. Quindi io dico, abbiamo superato un periodo terribile per noi, stiamo vedendo veramente la fine di un tunnel, però dipende molto da noi, dal nostro senso di responsabilità, perché ritornare e precipitare un'altra volta secondo me sarebbe davvero molto doloroso per ognuno di noi, e credo che difficilmente sarebbe accettato, quindi meglio essere responsabili prima. Quindi se il gesto della mascherina è sinonimo di responsabilità, essere andati in piazza senza mascherina è da irresponsabili, questo ci vuol dire. Io voglio dire che noi tutti qua, ecco, guardi, presenti, e noi stessi, giusto perché stiamo parlando, ce la siamo tolta. Però io, anche se non ci fosse una norma a dire quello che devo fare, se metterla o non metterla, io devo dire, per precauzione mia e degli altri, ma anche pensando ai nostri cari, a tante volte alle persone anziane che stanno a casa, ai nostri genitori, ai nonni, che poi casomai i nipoti, l'abbiamo visto anche di recente in questa estate, quando i ragazzi hanno creduto di vivere finalmente un momento di libertà, e poi con grandi pentimenti quando casomai hanno contagiato i propri cari. Quindi io lo faccio di mio, e credo che ognuno dovrebbe essere responsabile per se stesso, perché, come dico io, le forze di polizia non può essere uno dietro ognuno di noi, è impossibile. Mi dicono che siamo in dirittura di arrivo. Ho un'ultima domanda. Sono ricominciate, o meglio, stanno ricominciando le scuole. E la dispersione scolastica è un grave problema, ed è un grave problema al sud anche perché
la scuola è presidio di educazione, no? Di civiltà, di legalità. Sappiamo che ci sono modelli alternativi pericolosissimi, modelli mafiosi o paramafiosi, immaginiamo Gomorra, che cosa significa ad esempio in certe periferie degradate. Lei è ministro dell'Interno, non ha ovviamente competenze sulla scuola, ma immaginare che, come dire, che si possa andare senza, avanti ancora senza scuola o comunque diciamo con alti indici di dispersione al sud, quanto la preoccupa? Allora, la dispersione scolastica è sicuramente un problema che al sud certamente è più avvertito che al nord, ma che poi viene a incidere anche sulla cultura dei territori dove avvengono queste cose, perché un ragazzo che non va a scuola non si apre al mondo, non riesce a comprendere che ci sono altre cose oltre quello che lo circonda in quel momento, e che tramite la cultura si può veramente aprire l'animo e la mente ad altri progetti per il futuro. Secondo me un giovane quello deve avere davanti, il proprio futuro, non può rimanere legato a quello che ha vissuto casomai in famiglia, perché presumo che là dove ci sta la dispersione ci sono anche dei genitori poco attenti che non fanno attenzione, non spingono i propri figli perché non vedono al di là di quello che è il proprio orticello. Invece no, bisogna aiutare i ragazzi in un percorso di crescita che solo la scuola può dare, e io sono convinta che anche la riapertura dell'anno scolastico, con tutti gli accorgimenti che il governo, la ministra Azzolina sta ponendo in essere, io mi auguro che inizi con serenità. Certamente qualche piccola cosa, ma come sempre ci può essere, ma la cosa importante è governare le situazioni e non farsi travolgere dalle cose. E qua le polemiche tante volte che ci sono devono secondo me trovare una sintesi, che è quello del bene dei nostri figli. Cioè, se bisogna pensare al bene dei ragazzi, a una vita che riprende, perché io ritengo importante anche che la scuola venga fatta in presenza, perché il rapporto umano è importante, il rapporto tra i ragazzi con i professori, e quindi spero davvero che questo clima anche di condivisione diventi sempre più esteso, perché le polemiche non possono che portare contrapposizioni, e noi credo che in questo momento, proprio ragionando per i nostri figli, non abbiamo bisogno di polemiche, abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme. Grazie a tutti, terminiamo qui. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via!